Anzi, perché non sono più in uso. L'ultima riforma è degli anni 60, quindi la messa viene celebrata negli ultimi 40 anni sempre allo stesso modo. Una volta c'erano delle cose che si usavano e che ora non sono più presenti, non possono più essere utilizzate, per esempio il catafalco. Una volta quando si dice catafalco si intende una cosa pesante, ingombrante, no? Era una specie di baldacchino su cui veniva posata la bara del defunto per i funerali, quelli importanti, non per le persone umili, ma per le persone di un certo rango. E Preganziol lo conserva ancora ed è un baldacchino, appunto, una specie di sostegno con un festone tutto attorno, una tela con delle immagini particolari, immagini di morte, una cosa molto tetra, scura. Nessuno lo vede mai, naturalmente, perché è decenni che non viene più utilizzato, però noi l'abbiamo messo in mostra. Sì, sicuramente è stato di interesse soprattutto per i ragazzi più giovani, le persone che non hanno neanche mai sentito parlare di queste cose, no? Interessante per i giovani che non sapevano neppure cosa fosse, cosa servisse, e magari interessante per le persone anziane che dicono: ah, ecco, io mi ricordavo di questo. Di questo che non si usa più. Allora, tante cose, io vorrei parlare dei Capitelli, che è naturalmente un libro scritto con la ricerca del parroco Umberto Modulo, giusto? Tante bellissime cose da vedere, i Capitelli di San Bughè. Prima ci prendiamo una tazza di tè e torniamo dopo questi consigli per gli acquisti dalla regia. Più tardi. Ed eccoci ritornati alla stanza del tè in compagnia del presidente dell'Associazione Culturale Aurora, Gianpietro Zanon. Parliamo di questo libro, I Capitelli in San Bughè. È stato scritto, è stata un'idea dell'associazione con il parroco Umberto Modulo. Il parroco di San Bughè, don Umberto Modulo, che è socio onorario addirittura dal 2001, se ricordo bene, dell'Associazione Culturale Aurora. È parroco di San Bughè, fra l'altro, dal 1998, vorrei dire, lo stesso anno della costituzione dell'Associazione Culturale Aurora, se ricordo bene. È autore di tantissime opere, questa è soltanto l'ultima, avrà pubblicato una trentina di libri fra una cosa e l'altra. Questo è recentissimo ed è dedicato, appunto, un regalo, possiamo dire, che il parroco di San Bughè ha fatto alla sua parrocchia, andando a studiare, a censire, a fotografare e a descrivere i capitelli, appunto. I capitelli che sono parte della nostra cultura e forse per l'abitudine non ci fermiamo molto e li guardiamo attentamente, quindi è molto bello poterli vedere in un libro e poterli ammirare. Abbiamo chiesto alla regia di poter far vedere qualche fotografia, ce n'è una, la prima che volevo far vedere, abbiamo detto... avevamo scelto il capitello dedicato alla Madonna in Piazza Taigon. Questo è un capitello importante? Esattamente, questo è un capitello importante per vari motivi. Risale alla fine del 400, è un manufatto che ha 600 anni, contiene un piccolo arredo perché oltre ai dipinti che ci sono dentro c'è una lampada votiva, ci sono dei dipinti, appunto, pregevoli dentro. Purtroppo, essendo un manufatto di 600 anni, ha sofferto i segni del tempo, delle intemperie, eccetera. Il fatto che si trovi sulla via pubblica lo rende da una parte visibile a tutti, dall'altra facilmente attaccabile anche dallo smog delle automobili, per dire che sicuramente non esistevano quando è stato il suo ideatore lo ha posato lì. È un bellissimo capitello e poi ce n'è un altro invece dedicato alla Madonna di Fatima, anche questo... È una cosa abbastanza pubblica o più privata? Questo secondo si trova in proprietà privata, è a tutti gli effetti una proprietà privata, però anche questo ha una storia alle spalle perché risale, se ricordo bene, al 700 ed è dedicato alla Madonna di Fatima. Il miracolo di Fatima è dell'inizio del secolo, mi pare 1917, quindi è anche un segnale di come i capitelli vengano rimodernati, tra virgolette, ristrutturati e tenuti, come abbiamo visto, in modo assolutamente decoroso dai proprietari. Certo, perché un'altra cosa importante da dire è che molti capitelli comunque sono privati, quindi sono
per esprimere la propria religiosità, no? Sì. Non è soltanto un bel elemento architettonico e di fede per il pubblico, è proprio per un'espressione, un desiderio personale. Per un desiderio interiore, per mostrare il proprio animo, e però anche per altri motivi. Voglio, tornando un attimo indietro, voglio dire, il termine capitello deriva da caput capitis, cioè inizio, testa, no? E venivano molto spesso messi all'inizio della strada o agli incroci, anche con una funzione beneaugurante, in posti dove avevano sicuramente una visibilità, però anche una funzione così di portare bene, di concedere una sosta a un pellegrino che camminasse, per tutta una serie di motivi legati proprio all'andare per strada. Certo, ce ne sono molti altri, prima ci prendiamo una tazza di tè, torniamo dopo questi consigli per gli acquisti della regia. A più tardi.